In A2 l'Assieco si mangia le mani, perde al tie-break dopo aver dominato il quinto set, da 9-6 a 9-11 per poi chiudere a 13, un punto pesantissimo scialacquato per strada. Un peccato, ma la squadra, trascinata da un devastante Sant'Angelo, 30 punti, è sempre viva, pur se preoccupano non poco i tre prossimi turni contro le corazzate Bergamo, Reggio e Santa Croce. In A3 l'Abba ritrova il successo, lo fa col modesto Torino a cui regala con un interminabile 31-33 un generoso set. Pineto vincente, ma non convincente. Occhio perché dopo la pausa si andrà a Macerata. In A2 femminile l'Altino cede di netto anche a Marsala. Infinito calvario dove modificare qualcosa è sempre più complicato, pure per il neotecnico Collavini. In B l'Alba crolla in casa sotto i colpi di un'Ancona che ha spento ulteriormente le speranze salvezza degli Iseini. Situazione quasi analoga, anche se non è la stessa cosa, per un Paglieta che continua a dilapidare preziosi set e vantaggi, così come è successo anche a Casoria. In B1 femminile la Teatina esce dignitosamente sconfitta per 3-1 sul terreno della terza forza, il Pomezia, dopo aver dilapidato la prima frazione sul 24-22. Non dà punti la conquista della terza. Peccato allora, ma nell'area a rischio è tutto rimasto immutato, almeno questo. In B2 vibrante e interminabile derby vinto dal Gada Pescara 3 sulle cugine della Ceteas Montesilvano nelle immagini e concluso tra polemiche, contestazione e bagarre a causa di una decisione arbitrale al photo finish del tiebreak, evento che non intacca il fascino di una gara combattutissima con doppio infortunio di due pezzi da 90 delle pescaresi Patriarca e Ronzitti. Vince ancora 12 su 12 il Teramo super capolista, liquidando anche il Bisceglie, il tutto alla vigilia del big match che vale una promozione sul campo della Vice Corridonia. Niente da fare dopo un magnifico e conquistato primo set per una rassegnata d'Annunziana che scivola in casa col Potenza Picena e vede ancor più assottigliate le chance di rimanere nella cadetteria.